Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Questo è Testamento Olfattivo, dove parliamo di profumi e fragranze. E oggi vi parlo di tre profumi alla ciliegia che ho appena scoperto. Ciao a tutti, allora riparliamo di ciliegia perché in tanti video ho già parlato di questo sentore che in profumeria va sempre di moda. Ogni azienda di profumi ha un bestseller alla ciliegia. Quindi io vi ho portato tre ciliegie che ho assaporato con il naso, ovviamente, e che sono delle novità. Vi racconto un po' cosa ho scoperto. Intanto uno nuovissimo, una uscita 2024 per Guilty Crush. E questo è di The House of the Wood o The House of Wood. Guilty Crush è la ciliegia al rossetto. Io ho potuto indossarla più volte in questi giorni, quindi mi sono fatta un'idea. Intanto è vero, per gli amanti dei profumi di rossetto, questo è bellissimo perché lo riporta molto. Quindi ha una talcatura di viola, di talcatura cipriata di rossetto, che anche se un po' di più mi ricorda un gloss appiccicoso. Guilty Crush parte con lo champagne, una nota di champagne e una nota di fragolina dei boschi e ovviamente della nostra amarena ciliegia, una ciliegia oscura, una ciliegia un pochino più fruttatona, più carica. È molto fruttato all'inizio, è molto succoso. E quindi è anche molto femminile, molto seducente come profumo. In accompagnamento dopo troveremo la rosa che con la fragola di bosco e con la ciliegia e ovviamente con le note frizzantine dello champagne sta molto bene e ricorda proprio l'idea di questa ragazza molto affascinante che sta flirtando bevendo un calice di champagne ad un appuntamento. Per cui questa è un po' l'immagine, è un profumo con un profilo estremamente femminile, dove poi la rosa andrà molto a farsi sentire nell'andare avanti, nell'asciugatura. Un dry down pazzesco. Io mi sono innamorata tantissimo del dry down e lo sto apprezzando ogni giorno di più questo profumo, perché parte a volte, a seconda delle volte, di come scalda anche la pelle. E parte a volte senza che questo accordo di rossetto sia molto percepibile, perché all'interno del cuore c'è questo accordo cosmetico di rossetto e a volte all'inizio è più percepibile la parte fruttata, mentre per esempio adesso sul cartoncino sento di più questo accordo di rossetto che io tendo a preferire. Però in effetti questa parte fruttata molto scansonata, molto effervescente grazie allo champagne è piacevolissima. L'asciugatura, vi dico, è da sballo, perché c'è tanto muschio e in concomitanza con tutti i sentori che comunque rimangono in permanenza anche dopo, durante l'asciugatura, mi piace tantissimo. Mi ricorda anche un po' un'altra fragranza che ho recensito, che era una fragranza alla viola e ovviamente ha un sentore di rossetto strabiliante, che era di Atkinson, ahimè discontinuata, mannaggia, questa è proprio una delle rabbie più grandi che ho. Love in Endless, che quella era stupefacente. Questa ha un'asciugatura molto simile, lo sto veramente adorando. Tra l'altro è bellissimo, è un profumo che è decorato a mano e ognuno è diverso, quindi ognuno è un pezzo unico. È bellissimo, è un pezzo di lusso. Il profumo è buono, ha una buona persistenza, che vale secondo me la pena mettersi in collezione come ciliegia al rossetto, ciliegia allo champagne rossetto. Per chi ama i sentori cosmetici, questa è la novità veramente bella da poter andare ad acquistare. Io, per chi ama i sentori di rossetto e di ciliegia, questo lo consiglio a scatola chiusa. Questo viene distribuito in formulazione Eau de Parfum, la durata è buonissima e fa anche una bella scia, perché questo è proprio un profumo da intorto, ma comunque vi lascia piacevole anche dopo. Cioè, vedo questo appuntamento di questa ragazza proseguire nelle ore ed è sempre seducente questo profumo, dall'inizio che è civettuolo. Poi nel mezzo è un pochino più aggrappante con questa nota di rossetto, è sempre più vicino, fino ad arrivare al muschio, alla pelle, a qualcosa di veramente molto vicino, bellissimo. Lo sto apprezzando tanto, anzi ogni giorno di più, ora che ve ne parlo, dopo vari giorni che l'ho provato, sono sempre più innamorata. Avendo scoperto il dry down, ormai mi è entrato nel naso e veramente è diventata una dipendenza.
Secondo profumo di ciliegia, qua andiamo nel profumo alla ciliegia da Mistress, Laurent Mazzone Red Amour, questo 2022, quindi un po' meno recente. Laurent Mazzone in questo caso mi fa veramente la ciliegia da Mistress perché la veste e la costa ha una nota dominante molto mascolinizzata, molto cuoiata. È infatti un cuoio oscuro, un pellame che non è quello per intenderci del cuoio delle borse di Hermès, ma un cuoio proprio da frusta, da frustino. Mi fa venire molto in mente un'immagine di una donna dominatrice, ma perché no, un'immagine anche molto a luci rosse. Red d'amour in francese sembra tutto molto romantico, ma questo è un amour di Pigalle, cioè come dire. È un profumo oltraggiosamente scandaloso, nel senso che qua il cuoio è proprio voluttuoso, un po' Red Amour con questo nome, è un amore a luci rosse, un amore che vedo a Pigalle, ed è sicuramente un profumo di ciliegia dove la ciliegia è un po' sottomessa, molto sottomessa forse vuole al frustino di cuoio che sentiamo. Ripeto, un cuoio nero che quasi riempie tutto. La fumosità di questo profumo diventa sempre più forte. Man mano che l'andiamo a percepire e man mano che si scalda sulla pelle, esce pure il Palo Santo, che si dovrebbe, no, accendere per purificare gli ambienti. In questo caso, questo profumo è talmente peccaminoso che non laverà i vostri peccati accendere il Palo Santo, ma qua si sente veramente tanto questa nota fumosa, un po' acre, un po' amarognola, quindi questo è un profumo unisex assolutamente, non lo vedo solo come una ciliegia femminile. C'è chi ha detto che assomigliasse a Sherry Wood di Guerlain, ma io lo trovo differente, dove da una parte c'è l'oud, una parte legnosa, qua sentiamo tantissimo il pellame nero, pellame proprio nero oscuro. Questo non è un profumo sicuramente estivo, non è neanche un profumo che proietti tanto, rimane vicino alla pelle, potentissimo e estremamente da lasciare evaporare perché possa proiettare un po'. Non ha secondo me molta scia e molta proiezione, bisogna vedere un pochino come si comporta, lo vedo tanto denso, non come succo, non lo è denso, infatti non ha colorato la moyette, però è molto molto denso come fragranza, è una fragranza che sta lì pesante e dove è proprio concentrata sulla persona, la riempie di potenza, è qualcosa di molto intimo, una ciliegia che è molto per noi indossabile, dà molto coraggio, è un profumo che infonde mascolinità all'interno di un frutto che è la ciliegia, che invece è più femminile come fragranza utilizzata nei profumi. Quando si scalda io ci sento anche della cannella, sempre che non sia estivo, questo l'abbiamo detto, ma la cannella non c'è, almeno non è detto in piramide dal marchio che ci sia cannella. Però questo accostamento Palo Santo, e poi c'è anche della viola, Palo Santo, viola, ciliegia, è molto molto alla fine da questa idea della bevanda anche alla cannella. Buonissimo, buonissimo, molto peccaminoso, se state cercando un profumo dalle tinte a luci rosse, eccolo qua, Red Amour di Laurent Mazzone. Poi un'altra ultima uscita 2024, questa volta designer, 2024 per Yves Saint Laurent con Black Opium Over Red. Allora, Black Opium Over Red è il flanker di Black Opium alla ciliegia e devo dire che secondo me è anche il migliore tra i flanker e anche dell'originale, almeno secondo il mio gusto personale. La ciliegia gli dà quel twist in più. Il twist insieme alla ciliegia qua è dato dai fiori bianchi. Questo profumo potrebbe essere una ciliegia molto più fruttata e succosa, molto più frutto che non sciroppo, accostata a dei mandarini amari che sentiamo all'inizio, quindi una parte un pochino più effervescente, un frizzante iniziale, ma subito dopo si sente chiaramente che questa ciliegia è in combinata con un gelsomino davvero molto realistico e molto bello. Loro dicono che sia un gelsomino pregiato, visto che è distribuito in larga scala io questo non lo so, rimando agli esperti del settore a dirmelo, però è realistico, lo possiamo sentire accostato alla ciliegia e sta molto bene, quindi il profilo floreale bianco del gelsomino è tanto
predominante insieme alla ciliegia, stanno proprio a braccetto. Se vi piace il gelsomino, questo è un profumo da avere. Tra l'altro, il fondo, che è caratterizzato dall'iconico caffè, che è il caposaldo del Black Opium. Il Black Opium è tutto basato sul caffè, quindi anche qua dovrebbe esserci il caffè. In realtà quello che sento è più come se fosse una parte di cioccolato fondente e con ciliegie. Però in effetti può essere che questo fondente che sento io, questo amarognolo, sia la tostatura del caffè o comunque quello che si è voluto ricreare. Io lo sento molto buono perché meno dolce, meno artificiale rispetto al Black Opium classico o gli altri flanker che ho sentito. Tra l'altro, per fare questo profumo si sono impegnati, hanno preso quattro nasi molto importanti: Natalie Lawson, che ha fatto credo quasi tutti i Black Opium e flanker, credo, non sono sicurissima. Poi c'è Marissa Lomagna, non lo dirò bene secondo me, Honorine Blanc e Olivier Chris. Insomma, dei nasi di tutto rispetto. Devo dire che per essere appunto studiato per lanciare una vendita grossa, perché comunque Yves Saint Laurent 2024 flanker di Black Opium deve vendere, per me è fatto molto bene, è una ciliegia bellissima. Poi questa parte anche un po' di cioccolato fondente, tostato caffè, buono, buono veramente, bello, per cui ve lo consiglio. Ed è anche duraturo, ovviamente un pochino meno di quelli dei quali abbiamo parlato prima, che sono più lussuosi, sono più concentrati. Questo qua comunque è bello tosterello anche lui, è uno dei parfum bello presente. Io direi che faccia la sua bella figura, la sua bella scia, un po' dolce lo è, ma non come il Black Opium normale, per cui è un gourmand che allo stesso tempo è molto floreale bianco e secondo me dovete provarlo anche se non siete amanti del Black Opium. E quindi queste erano le mie tre ciliegie di questo periodo che sto utilizzando tanto. Quando ho voglia di rossetto metto Guilty Crush di The House of Foot, quando ho voglia di qualcosa di un pochino più pesantuccio, adesso che è estate magari no, metto Red Amour, però Red Amour lo terrò per l'inverno per sentire come si comporta. E comunque Over Red di Yves Saint Laurent mi ha piacevolmente sorpresa come flanker di Black Opium, ve lo consiglio, vi consiglio di andarlo a provare in profumeria. Tra l'altro vi ricordo che ho un codice sconto che ho ottenuto per il canale e ve l'ho già detto in alcuni altri video, ed è il codice sconto per la profumeria online I'm Not Atelier, che trovate invece di Arancione se volete andarla a visitare, ma nello shop online che vi lascio qua sotto potrete utilizzare il mio codice sconto e ve lo lascio scritto, comunque sconto 10 TO come testamento olfattivo, tutto maiuscolo al checkout, vi dà diritto a un 10% di sconto e la spedizione gratuita, in questo caso per le fragranze di The House of Food e di Laura Mazzone, mentre per il Black Opium ovviamente lo trovate in profumeria, quello non è presente ovviamente, allora lo trovate facilmente da andare ad usare e fatelo assolutamente. Queste sono le mie ciliegie, sono curiosa di sapere quali siano le vostre preferite. Se non siete ancora iscritti al mio canale vi ringrazierò moltissimo, anzi grazie, perché siamo già in 1000, forse anche un pochino di più. Se volete lasciare un mi piace e iscrivervi azionando la campanella per sapere quando esce un nuovo video, io vi ringrazio tantissimo perché mi seguite e farò presto anche un box di domande per fare un video con domande e risposte sui profumi, di modo che non sia sempre io a scegliere l'argomento. Quindi dove posso rispondo molto volentieri, magari raggruppando un po' di domande che mi fate, e se posso fare uno scambio appunto botta e risposta con le vostre domande mi piacerebbe tantissimo. Quindi vi ringrazio, vi auguro buona giornata, ciao ragazzi, ciao ragazze!